Hello! Bentornati in questo nuovo contenuto multimediale. Mettete like e suscrive. Bene, oggi non avevo proprio niente da fare, quindi sono andato in giro per Cusercoli a caso, per esplorare come se non ci vivessi da 14 anni, e sono andato nelle zone più scure del paese. E niente. Vi lascio al video. Allora, praticamente mi sono infilato in un bosco e poi ho incontrato questo. Raga, ho trovato un serpente. Morto. Cioè, spero che sia morto. Io adesso mi allontanerei per sicurezza. Tipo, magari se ce ne sono altri. Via. Si corre. Vai, corri, 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 corri. Ovviamente non è finita qui, perché dopo sono andato in un altro bosco. Olè, guardate che bel ponte. Proprio un pontorco. Ok. Proprio l'ha fatto benissimo. Minchia. Mi hanno fatto una piega. Allora, ho trovato una via qui che va giù di là. Non so che cosa ci sia giù di là. E poi una che va su di qua. Adesso andiamo a vedere qui tutte e due. Andiamo a vedere. Allora, qui mi ricordo che una volta c'era una casettina dove ci stavano, cioè dove avevano fatto cose, no? Io la chiamavo la casettina dei satanisti, perché avevano preso anche i cartelli stradali, li avevano portati qua. Ho visto una roba del genere. Non è più niente. Ah, non è vero, beh. C'è un coso attaccato su. Posso prendere un colpo col tronco. E puh, basta. Finito tutto. Ecco qui la casettina dei satanisti. Beh, allora, lì c'è un cartello tolto. Poi, lì vabbè, il robo. Un capannone lì da buttare giù. Minchia. I pidocchi che... i pidocchi, le zecche che mi prendo oggi. Ecco! Abbiamo trovato gli scalini. Sono gli scalini. E lì c'è la casetta. Tutta bella imboscata. Ecco, qui va il cartello di Cusercoli strappato da chissà dove. Un robo qui che non si capisce cosa sia. E poi qui ci hanno fatto una casettina per, non so, ubriacarsi. C'è un succo di frutta lì, boh. Di qualcuno ci è venuto. Una bella padella. Sì, però l'hanno fatta anche bene, basta che non mi cada addosso. Ci sono tutti questi ragnateli. E poi basta, abbiamo ritrovato la casettina, c'è ancora. Che però l'hanno fatta proprio bene, c'è anche il cancellino. C'è tutto, c'è. Boia, guardate i calzini, tutte queste cose qui che non si staccano neanche con Tony Santi. Mamma mia. Ok, poi dopo ci siamo dimenticati di vedere sto campanone qui. Vediamolo un poco. Che gente c'era già venuta. C'ero già venuto con i miei amici. Lì ci sono dei giornali. Ma sono inglesi, sembrano. Vabbè, un giornale. Aspetta che c'è. Un po' qui qua, così con la luce. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Non si legge niente. Dai, metti a fuoco i campionati internazionali. Sì, questo qui è tutto italiano. Tutti i copertoni qui che non so perché sono qui. Mamma mia. Cos'è la discarica? MS Mond. C'è di tutto e di più. Adesso ci andiamo a casa dalle fogne. Eco! Eco! Ok. Siamo sbucati dall'altra parte. Mi sarei curioso di andare a vedere cosa c'è là dentro. Nell'altra via di là. Vabbè, dai, ci andiamo, dai, ovvio che ci andiamo. Armati di torcia. Ci sono degli estate, quindi qualcuno ci viene anche a prendere gli estate qua dentro. E poi, oh signor, qui comincia una grotta. Una red. Va finì che qui ci sono veramente i satanisti. Ciao! No, niente, ciao. Voglio andare là, non è proprio sicuro, eh. Contando che siamo sotto una strada. È un buio della Madonna. Ma sì, dai. Dove cazzo vuoi? Facciamo così, qui ci veniamo la prossima volta. Magari in compagnia del nostro carissimo cameraman Casetti. Allora, la prossima volta
andiamo là dentro in quel buco. Magari con qualcun altro, perché da solo non è proprio sicuro al 100%. Tornando a casa, però, bisogna imbattersi nel gran deserto del Cuse. Beh, che bei pescioloni che ci sono là in mezzo. Madò, è pieno zeppo. E che roba. E che fai? E non li sfrutti un po' di gatti per fare un po' di views? Hello. Ha risposto. Beh. Oh. Sbadiglione. Ciao.